Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sperando appunto che si senta meglio, perché a questo punto ci sono state le richieste, diciamo le dichiarazioni di Giuseppe Conte, che diceva no, le armi sì, ma soltanto un certo tipo, e poi soprattutto non devono essere mandati carri armati, quindi molto nello specifico. Poi ci sono state delle polemiche sul fatto che siano state secretate dal COPASIR, però, quindi da un comitato parlamentare, quindi dal Parlamento, che ha potuto sapere però conoscere l'elenco dal Ministro della Difesa, e poi contemporaneamente... Per chi sta nel COPASIR, certo, però che ci auguriamo... Non tutte le forze politiche sono nel COPASIR. Quindi il tema è questo: chi non è rappresentato nel COPASIR delle forze politiche non può leggere. Questo è il tema è che, siccome ho partecipato alla stesura della risoluzione, so benissimo che una delle questioni, diciamo, che nella preparazione anche di quella risoluzione parlamentare era abbastanza chiaro, il fatto che comunque il Parlamento dovesse essere sempre aggiornato. Insomma, qui non è tanto solo il problema dell'elenco delle armi, ma comunque, diciamo, di un aggiornamento costante, sia per quanto riguarda i mezzi, al di là dello specifico stesso, insomma, che si inviano, perché magari i motivi possono esserci tanti per cui sono segretati, ma il punto oggi, diciamo, a mio avviso è che il Parlamento deve esserci, diciamo, una discussione per capire esattamente dove si sta andando. Il terzo invio che cosa comporta? Noi dobbiamo, da questo, lo dicevo prima, insomma, è chiarissimo le scelte che il Paese ha fatto, ma oggi, in questo momento, a due mesi dall'invasione, dal conflitto, qual è la strada, diciamo, che stiamo percorrendo? Qual è il percorso che l'Italia, insieme con l'Europa, intende fare? Pensiamo veramente che tutto possa concludersi con l'idea che possa esserci solo fino alla sconfitta di quella che poi è una potenza nucleare, o invece, appunto, non è necessario rilanciare con forza la via diplomatica? E quindi, al di là delle interpretazioni che si danno del discorso del Presidente della Repubblica, io non mi permetto di interpretarlo, però penso, perché lo abbiamo pensato fin dall'inizio, che la questione fosse appunto quella di promuovere una conferenza di pace. Sì, non è l'ONU, torniamo... il modello è quello. Certo, ma... Non ci sono, a mio avviso, oggi, diciamo, altre strade se non quella di percorrere questa, perché e anche capire quali sono le ipotesi. Ma lei trova l'invio delle armi? Lavorare. Se posso fare questa domanda, lei ritiene che l'invio delle armi, se la guerra si protrae, non debba continuare? Che l'invio delle armi sia ostativo rispetto alla ricerca, diciamo, rispetto al percorso diplomatico? A mio avviso, senza che parallelamente si avvii seriamente, diciamo, e si percorra la via diplomatica, diventa una strada molto pericolosa. Perché noi significherebbe assecondare in qualche modo, diciamo, anche un escalation per quello che poi l'Italia può inviare, intendiamoci, non è che siamo chissà quale potenza militare. Però questo io lo trovo, diciamo, abbastanza pericoloso. Allora, la cornice nella quale matura.